siamo insieme al professore Daniele Labarbera, responsabile dell'unità operativa di psichiatria dell'ospedale policlinico di Palermo. Professore, oggi parliamo di brain stimulation, ovvero un sistema di stimolazione transcranica capace di trattare le problematiche legate al gioco d'azzardo. Ma il gioco d'azzardo patologico, sappiamo ormai da circa 20-25 anni, fa parte di quelle che oggi denominiamo dipendenze comportamentali, cioè delle patologie psichiatriche, perché di questo si tratta, è bene sottolinearlo, il gioco d'azzardo non è un vizio, è un disturbo psichiatrico a tutti gli effetti, che comporta dei comportamenti ripetitivi, compulsivi, che oggi a volte cominciano già nell'adolescenza o nella prima giovinezza, non raramente hanno una durata piuttosto lunga, determinano anche spesso un danno alla persona a livello familiare, a livello sociale, a livello economico, comportano un indotto criminogeno piuttosto grave, perché la persona spesso comincia a chiedere prestiti, poi passa ai furti, spesso cade nelle mani di un usuraio, quindi ci sono tutta una serie di problematiche economiche piuttosto gravi. Non raramente questi disturbi durano per svariato tempo, quindi comportano danno per lunga parte del ciclo vitale della persona e sono difficilmente trattabili. La scoperta ha individuato il fatto che le dipendenze da gioco d'azzardo, così come altre forme di dipendenza comportamentali, hanno degli aspetti comuni alle più classiche tossicodipendenze, comprese anche delle alterazioni del funzionamento cerebrale. E su questi aspetti oggi si basa la possibilità di intervenire con dei trattamenti innovativi che vanno a modificare alcuni di questi aspetti neurofisiologici che stanno alla base dei comportamenti da gioco d'azzardo patologico. In campo ci sono diversi trattamenti per la cura di queste problematiche. In cosa si distingue il trattamento di stimolazione? Il gioco d'azzardo patologico oggi può essere trattato attraverso un ventaglio di interventi molto differenti gli uni dagli altri. Partiamo dal trattamento farmacologico, per poi passare alle psicoterapie individuali o familiari a secondo dei casi e delle esigenze, e poi trattamenti di comunità che sono quelli più protratti e che naturalmente comportano anche, diciamo, di dedicare un periodo di tempo alla cura di queste gravi, problematiche. Ciascuno di questi trattamenti però ha delle limitazioni. A parte che gli insuccessi non sono molto elevati né per il trattamento farmacologico né per quelli di psicoterapia individuali, un po' superiori per i trattamenti di comunità, e comunque anche l'uso dei farmaci ha degli effetti collaterali. Le psicoterapie comportano un impegno che non sempre i soggetti sono in grado di assumere e anche in questo caso hanno un certo margine di insuccesso. Il vantaggio delle tecniche di brain stimulation, in particolare della stimolazione magnetica transcranica, e che va a intervenire proprio sulla base organica, quindi sulle alterazioni cerebrali che sono alla base dei comportamenti additivi del gioco d'azzardo. In particolare la stimolazione magnetica si è visto che va a potenziare la capacità della zona anteriore del cervello, la circonvoluzione frontale e la parte anteriore del lobo frontale, che è la parte più evoluta del nostro sistema nervoso centrale, di agire in senso inibitorio sul comportamento. Quindi praticamente potenzia la capacità della persona di autoregolare la propria condotta e quindi di porre un freno alla ripetizione delle condotte reiterative del gioco d'azzardo, quindi potenziando la motivazione e anche la voglia della persona di smettere di interrompere le condotte additive di gioco. Un trattamento non invasivo con pochissimi effetti collaterali. Dottore, in quali pazienti è consigliato questo tipo di approccio? Ma i trattamenti per intervenire sulle condotte di dipendenza richiedono sempre una motivazione iniziale che sia sufficiente da poter garantire poi il successo del trattamento. Anche in questo caso, il giocatore d'azzardo che debba essere avviato a questo tipo di intervento deve avere una giusta motivazione e devono essere esclusi i pazienti che soffrono di forme gravi di epilessia o i pazienti portatori di pacemaker o i pazienti portatori di protesi metalliche. In questi casi vanno valutati in base alla localizzazione della protesi stessa. Per il resto il trattamento appunto non comporta difficoltà particolari, gli effetti collaterali sono trascurabili, di solito transitori, leggeri ronzii auricolari o una cefalea di breve durata o un po' di irritazione nella zona del cuoio capelluto dove viene applicata la bobina. Quindi trattamenti assolutamente sicuri, non invasivi, che non comportano difficoltà di alcun genere.
Siamo insieme al dottor Giuseppe Maniaci, psicologo e psicoterapeuta. Dottore, un progetto che la regione sta mettendo in campo, coinvolgendo non solo l'università, ma anche le ASP. Il progetto Brain Stimulation Sicilia è un progetto molto innovativo che l'assessorato ha molto caldeggiato e che appunto coinvolgerà le 9 ASP siciliane e i 4 poli universitari, quindi Palermo, Enna, Messina e Catania. È un progetto molto articolato che coinvolge intanto l'istituzione di una cabina di regia regionale che consentirà proprio di coordinare tutto il progetto, di coordinare questa iniziativa e di supervisionare le varie attività. È un progetto che prevede sia l'istituzione proprio di una terapia contro il gioco d'azzardo, una terapia basata sulla stimolazione magnetica transcranica. Quindi verrà erogato un trattamento basato sulla TMS uguale per tutte le ASP siciliane e per i policlinici universitari coinvolti. Questo ha un grande vantaggio perché potrà raggiungere tutti quei pazienti che si muovono abitualmente anche per le varie città della Sicilia per ragioni lavorative o per altre ragioni e che potranno continuare a seguire il trattamento indipendentemente dalla città dove si trovano. Quindi potranno ricevere lo stesso trattamento e in questo modo potremo aumentare la compliance al trattamento e anche l'efficacia dello stesso. Poi anche una grande componente formativa e didattica. In questa fase verrà coinvolto anche il CEFPAS, quindi sia le università, quindi sia gli operatori delle università che quelli delle ASP saranno formati a utilizzare la stessa macchina e sarà un apparecchio di ultima generazione con la possibilità proprio di neuronavigare, quindi di colpire esattamente l'area che ci interessa attivare di più. Quindi verranno formati con la stessa procedura, tutti faranno le stesse cose. Questo consentirà di arrivare anche all'altra fase importante, quella di ricerca. Fare ricerca in questo campo è di fondamentale importanza perché dimostrare l'efficacia di un intervento come quello della TMS attraverso degli studi clinici, dei trial clinici randomizzati è di straordinaria importanza per consentire di poter divulgare i risultati attraverso degli articoli scientifici e quindi far sì che possano essere utilizzati le stesse tecniche in altri posti nel mondo. Un trattamento innovativo. In cosa consiste questo tipo di terapia? Allora, la stimolazione magnetica transcranica è una stimolazione non invasiva del cervello. È caratterizzata dall'applicazione di un coil, proprio di uno stimolatore, che è come un grande magnete. Questo qui attiva un campo magnetico che è in grado di attivare le strutture neurali. Nella fattispecie, rispetto proprio alle dipendenze, il target di stimolazione è la corteccia prefrontale, quindi la parte anteriore del nostro cervello, che è anche, come diceva il professore prima, la parte più evoluta del nostro cervello. Stimolando questa parte, quindi stimolando l'attività elettrica di questa parte del cervello, aumentiamo quello che è il controllo inibitorio. Cioè queste persone, giocatori patologici, che normalmente hanno difficoltà a controllarsi quando viene quello che si chiama craving, cioè il bisogno, il desiderio di giocare, hanno una grande difficoltà a controllarsi. Stimolando questa parte del cervello, rendendola più facilmente attivabile da parte del soggetto, da parte del paziente, facciamo in modo che nel momento in cui viene il craving, il paziente si controlli più facilmente, quindi non ceda all'impulso a giocare. In questo modo possiamo sicuramente ridurre il rischio di ricadute e superare in maniera più appropriata e più definitiva, anche si spera, la dipendenza dal gioco. In quali tipi di pazienti questa terapia è stata già utilizzata e ha dato i suoi risultati? Allora, la stimolazione magnetica transcranica ha dimostrato una buona efficacia, per esempio rispetto alla dipendenza da sostanze, in particolar modo rispetto alla cocaina. Anche noi abbiamo fatto uno studio dove abbiamo evidenziato la riduzione dell'intake, quindi dell'assunzione di cocaina, nelle persone, nei pazienti che si sottoponevano a stimolazione magnetica transcranica. È stato utilizzato anche nell'alcol, quindi la dipendenza da alcol. Ottima efficacia l'ha dimostrata anche nei casi di disturbo depressivo. Nei pazienti con un'alterazione dell'umore in senso depressivo, la stimolazione magnetica transcranica ha dimostrato una grande efficacia. Un altro aspetto importante di questa tecnica è che può essere utilizzata insieme anche ad altre terapie. Quindi il paziente può nel frattempo anche fare psicoterapia o fare farmacoterapia e la TMS va a configurarsi anche come un trattamento in aggiunta alle altre terapie.
Policlinico di Palermo continua la sua attenzione per i pazienti. A tal proposito è nata anche un helpline dal nome SPOC, ovvero una linea telefonica d'aiuto per i pazienti che hanno sofferto del coronavirus e che momentaneamente hanno bisogno di un aiuto psicologico. Sì, questo progetto è iniziato sulla base di alcune osservazioni che abbiamo iniziato a fare nei mesi di giugno e luglio, quindi subito dopo la prima ondata. Durante quel periodo abbiamo verificato che alcune persone che si erano ammalate di Covid presentavano una sintomatologia psichiatrica, a volte anche neuropsichiatrica, caratterizzata da astenia, fiacchezza, vaghi sintomi depressivi, cefalea, difficoltà di concentrazione. Ci siamo documentati e abbiamo visto che nel frattempo sono state esitate tutta una serie di ricerche, di indagini scientifiche, alcune anche molto recenti, che confermano che il coronavirus non ha semplicemente un'affinità per l'apparato respiratorio e quindi provoca, come sappiamo, una polmonite grave, ma ha uno spiccato neurotropismo, oltre ad avere anche affinità per il cuore, il rene e altri organi. Quindi è quella del coronavirus un'infezione multisistemica con una particolare predilezione ad attaccare le strutture nervose. Lo dimostra il fatto che i pazienti in fase di Covid spesso hanno difficoltà di olfatto, perdono il gusto, quindi segnali di un coinvolgimento delle strutture nervose. Peraltro si è anche visto che il virus arriverebbe al cervello proprio attraverso le cellule della mucosa olfattiva e i nervi olfattivi. Quindi questo cosa comporta? Comporta che già in fase acuta diversi pazienti hanno dei sintomi neurologici. In questo momento nella città di Palermo ci sono ricoverati un certo numero di persone, molte delle quali hanno sintomi neurologici in effetti, che naturalmente sono coperti dalla sintomatologia respiratoria. E soprattutto poi in fase di convalescenza e di guarigione residua una sintomatologia psicologica, psichiatrica, spesse volte di tipo depressivo, ma con dei sintomi atipici. Quindi abbiamo avuto l'idea di fornire una linea telefonica dedicata e anche una connessione Skype ai pazienti in fase post-Covid che presentino difficoltà di tipo psicologico, di tipo psichiatrico, che potrebbero anche essere legate naturalmente allo stress del ricovero, allo stress di avere soggiornato in una terapia intensiva. Sono esperienze fortemente stressanti e che comportano un carico emotivo molto forte che non sempre è facile smaltire al momento della guarigione. Quindi una linea telefonica dedicata, una linea Skype dedicata, attraverso le quali i pazienti hanno direttamente accesso a un professionista all'interno di un'equipe multidisciplinare composta da psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, tecnici della riabilitazione psichiatrica. L'abbiamo soprannominato SPOC, sportello di ascolto e cura post-Covid, e la Regione ha molto promosso questa nostra iniziativa e soprattutto ha in programma di regionalizzare questo tipo di servizio, quindi renderlo disponibile in tutte le ASP della Sicilia, cosa che caratterizzerebbe la nostra Regione per un servizio molto avanzato, con una possibilità di accesso immediato, gratuita, molto rapida dei pazienti, quindi senza turni, senza trafile, senza richieste da parte del medico curante, e quindi con la possibilità di farsi carico dei problemi che il coronavirus continua a determinare anche dopo che apparentemente la malattia è guarita.